Gianni Fantasia, presidente della classe Formula 18 in Italia. Adesso noi siamo vicino alla tua barca, Gianni, dopo questa bella giornata con tre prove, di cui l'ultima quasi da sopravvivenza, e ti chiediamo di raccontare a chi ci segue da casa un po' il Formula 18, no? Questa, diciamo, è una barca media, no? E quali sono le caratteristiche, a chi è adatta questa barca, anche se abbiamo visto a tutti, perché ci sono di tutte le età, di tutte le cose, e anche caratteristiche tecniche, scelte, qualcosa dell'attrezzatura. Sì, il Formula 18 si chiama Formula 18 perché è una box rule, quindi vuol dire che è lunga 18 piedi, larga 2,60 m e ha una superficie velica ben definita per randa, fiocco e Jennaker. Il Jennaker è all'interno di questa sacca, in modo tale che quando poi si arriva alla boa di bolina, l'issata e la mainata sono molto veloci e anche sicure. Per cui questa è una barca tecnica, divertente, veloce e sicura, quindi è per, sia per chi vuole crescere tecnicamente. Infatti abbiamo in questo campionato, nella flotta, abbiamo Pascalidis, che è la figlia di Pascalidis olimpionico. Si sta allenando, credo, in questa flotta qui per poi crescere e continuare a ritornare sul Nacra 17 per la campagna olimpica. Quindi una barca tecnica, allo stesso tempo semplice e sicura. Senti, allora, abbiamo nominato la sacca, l'imbuto, diciamo così, che rilascia e risucchia il Jennaker alla boa di bolina e al cancello di poppa. Vediamo adesso qualcosa dell'attrezzatura. C'è la rotaia della randa a poppa, no? La rotaia della randa, sì, che scorre lungo tutta la traversa. Alla rotaia è collegato il trasto randa. Il trastone bello demoltiplicato. Bello demoltiplicato, 1 a 10 è il minimo, questo è 1 a 11, volendo si può fare anche 1 a 12, è più leggero. Perché la randa, insomma, è di generosa, mi sembra, square topped, tanto per cominciare, sì, completamente rasa in coperta. Square topped e anche deck sweeper, esatto, quindi tocca il ponte, quindi in italiano vuol dire spazzaponte. Spazzaponte, tant'è vero che tu, il timoniere, riesce in virata a passare sul rialzamento proprio dello spazzamento, dello spazzaponte, che è la randa, mentre il prodiere deve passare a prua dell'albero. Il prodiere passa davanti, quindi in virata il prodiere passa davanti, il timoniere dietro, in strambata invece anche il prodiere passa sotto per non andare avanti, perché all'asco se c'è troppo vento rischia di ingabonare, però passa prima il prodiere, si stramba e poi passa il timoniere. Senti, una cosa che balza agli occhi è questo boma ricurvo, questo boma rotondo. Ce l'avete tutti, ce l'hanno tutte le barche, quindi non è una scelta, ormai è un dato definitivo, diciamo. Come nasce, come ci si arriva? Beh, è una scelta obbligatoria, perché avendo la vela che arriva fino in fondo, non può avere un boma centrale. E quindi il boma curvo solo da una parte ha modi boma di windsurf, solo che non ha l'altra parte perché non serve. Quindi non ha questa tipica regolazione, tra l'altro anche perché per la classe non è ammessa. Mentre un boma curvo che permette alla vela di avere la sua curva, permette di utilizzare la vela deck sweeper. Il livello della curva è a scelta o è di stazza? No, la curva. Posso fare più curvato, più dritto? A scelta, a scelta. Non ci sono vincoli. Il vincolo, unico vincolo, è sul tubo e deve essere tondo o piccolo. Se è quadrato e più alto, conta come superficie velica. Quindi la superficie velica complessiva è data dall'area dell'albero, perché l'albero comunque è una sua superficie, inclusa di vela. Se questo fosse quadrato e lungo, andrebbe contato anche come... Senti, abbiamo visto dalle regate di oggi, anche perché c'era vento, ma c'era anche onda, abbiamo visto anche parecchie scuffie, e abbiamo visto che le due problematiche sono l'equilibrio, ovviamente sempre, bisogna stare in costante equilibrio, quindi anche diciamo il essere, andare d'accordo, prodiere e timoniere, essere sincronizzati, e l'altra cosa un po' di tutti, spesso dei catamarani, la poggiata con vento è un momento critico, perché o riesci a farla al momento giusto oppure rischi poi la scuffia. Proprio così, e oggi l'ultima prova, io adesso non ho il dato esatto, ma penso che eravamo vicini a 30 nodi. Dalla bolina per andare al disimpegno bisognava poggiare e farsi un traversino, ed era la prima parte abbastanza, come dire, da incubo, da brivido. Lì bisogna stare molto attenti, si poggia, si indietreggia col peso tutti e due in modo tale che gli scafi non entrino in acqua, si lasca la randa e con una manovra tranquilla si riesce a scendere. Quando poi si arriva giù alla boa bisogna dare il poggiatone e allora in quel momento lì bisogna aspettare che non ci sia la raffica. Descrivicelo a bordo, voi due, come l'avete fatti, i poggiatoni di oggi con quasi 30 nodi, diciamo così, no? Allora, proprio... quando
Quando siamo arrivati in bolina eravamo tutti e due al trapezio, noi c'è un'imbragatura, certo, dove si aggancia il trapezio, certo, qua e si sta stesi fuori. Certo. Tutti e due stesi fuori, qua ci siamo posizionati, io qua dietro, sì, e il mio prodiere qua, quindi molto dietro, in modo da alzare, a poppa. Esatto, in modo da alzare le prue, si lasca la randa. Utilizzando anche lo strap che c'è qui per mettere il piede? Volendo anche utilizzando lo strap, solo che in quelle situazioni lì può non essere facile beccarlo, per cui l'importante è stare dietro, mantenere le prue alte e la scala randa. Quando poi si arriva alla boa del disimpegno, quella in fondo, si poggia sempre stando al trapezio, perché stando al trapezio si evita che la barca si alzi e ingavoni sempre, e poi quando abbiamo già poggiato il prodiere rientra. Rientra un po'. Rientra e... Issa il Jennaker. Il Jennaker per installarlo ha due manovre. Una è questa qua, che tira fuori la mura, magari lo facciamo anche vedere, che tira fuori qua e esce fuori la mura dello ski. Esatto. Qui in fondo. Okay. E poi si issa su. E dalla drizza normale. Questa maniglia qui è messa qui perché il prodiere, in manovre più tranquille, da fuori può già tirare fuori la mura. Comincia. Poi entra, tira su il Jennaker e prende poi la scotta e via. Secondo te, se tu dovessi dire quali sono le caratteristiche dei velisti che vanno su Formula 18, c'è qualche cosa che dice proprio quello ce lo devi avere per forza, tipo devi saper nuotare, che ne so, capito? Una cosa proprio veramente, quali sono? Vabbè, come tutte le barche, a vela ci vuole il manico, ma ci vuole anche la voglia, la passione di imparare e la passione per il mare. Diciamo che su questa barca il peso ideale di entrambi le prodiere e timoniere è 150 kg, quindi avere un prodiere più pesante e alto aiuta, perché si sporge molto di più all'asco, perché l'asco, nell'andatura di l'asco tipicamente il timoniere è seduto dietro, sì, e il prodiere è fuori. In alcune situazioni anche all'asco si può andare in due fuori dal trapezio. Quindi disponibilità a imparare. Prestanza minima fisica, così almeno per il prodiere, agilità ovviamente. Prestanza detto. Fisica per il prodiere, sì, sicuramente, no? Ecco, sicuro. Perché il prodiere fa, questa barca la porta sostanzialmente il prodiere, il timoniere in mano solo lo stick e il timone, e il prodiere lavora la randa, issa lo spi, tiene lo spi, tutto. Senti, fatto chiudiamo per mano. Albero, diciamo, alare col solito sistema dei catamarani, sì, no? Più o meno, quindi su albero alare, diciamo, che ruota, infatti in andatura si può regolare anche la rotazione dell'albero in base al vento, e ha un Cunningham che permette di smagrire la vela come tutti i Cunningham tradizionali, e poi ha di base le regolazioni, volendo si potrebbe mettere un barber, ma diciamo che non è indispensabile. Comunque vedo che dopo la regata c'è una buona tradizione di andare comunque, non farsi mancare questi strumenti da lavoro, perché comunque la barca richiede, insomma, sempre, sì, un po' di manutenzione. Questo qui serve adesso per allentare le sarti, adesso sono belle tirate per il bravo, vento, giusto, perché le sarti hanno anche lo scopo, quando c'è vento, di tirare più indietro l'albero, tirandole l'albero, certo, un po' più indietro, e si sposta il centro velico dietro, quindi meno tendenza a ingavonare e maggiore prua. Senti, già la terza volta che dico l'ultima cosa, però sai, la passione ci travolge. Questa barca in particolare di che cantiere è? Questa è di Goodall Design, è australiana, okay. Ed è il C2. Il Goodall Design è stato il cantiere precursore con il Capricorn dello scafo Wave Piercing. Prima gli scafi erano dislocanti, cioè quindi fatti a V, sì, e il pregio di uno scafo invece Wave Piercing, che è fatto al contrario, e questo permette all'aumentare della velocità di tirare fuori sempre di più lo scafo. Certo. È stata una grossa innovazione, perché le barche sono diventate più veloci e anche più sicure. Certo. Tra l'altro, esatto, come sempre, spesso la velocità è anche sicurezza, no? Quindi la velocità gestita bene è sicurezza. Il fatto che ci siano a questo mondiale tante tipologie di barche diverse, tanti cantieri, come lo vogliamo giudicare, è un segno di vitalità, mi sembra, della classe. Molto, no? Molto positivo, molto molto positivo, perché è una, come dire, è un esempio chiaro del fatto che la classe cresce, è in salute e c'è interesse da parte dei cantieri di sviluppare queste barche. C'è anche da dire che le barche, nonostante siano di cantieri diversi, sono tutti molto simili nelle performance, non c'è una barca che va molto di più di un'altra, ognuno ha la sua peculiarità. La bellezza di avere questo mondiale in Italia in un anno del genere qui a Formia, in questo campo di regata. Guarda, è fantastico, è qualcosa che abbiamo sognato, volevamo farlo lo scorso anno, siamo riusciti a farlo quest'anno. Io in particolare l'ho sognato perché sono di Gaeta, i miei genitori sono di Gaeta e di Sperlonga, ho fatto il presidente della classe per più di 10 anni per riuscire a portare il mondiale qua nel Golfo di Gaeta.
Grazie Gianni, ciao. Grazie a te, grazie.